Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, questo è il mio laboratorio dove oggi faremo la recensione e l'unboxing dell'avvitatore a percussione della Parkside modello PDSSA20LIA1. È un articolo destinato sia agli hobbisti che forse anche ai professionisti perché ha una buona coppia. Ora lo vedremo nei dettagli. Oggi è il 14 giugno del 2018. È uscito questa mattina, esce annualmente sempre a giugno, e può variare la data, il giorno esatto, però comunque esce a giugno già da qualche anno. Costa 59 euro, e non vedo l'ora di scoprirlo, quindi subito facciamo la recensione e vediamo come funziona. Benissimo, abbiamo davanti la sua scatola, rimuovo i sigilli. Questa è la sua valigetta rigida o semirigida, come sempre per gli articoli Parkside. Sgancio i gancetti metallici e apro la confezione. Perfetto. Aumento l'esposizione, scusate. Questo è l'avvitatore ad impulsi della Parkside. Lo desideravo davvero da tantissimo tempo. Bene, scopriamolo per benino ed esaminiamolo, vediamo come si comporta. Intanto vediamo l'interno della confezione. All'interno ha appunto, come sempre, il manuale di istruzioni, il caricabatterie rapido che consente di caricare la batteria in un'ora, ora vi parlerò anche della batteria, e due bit adattatori per poter utilizzare qua le punte normali dei bit classici sia Parkside che di qualunque altra marca da inserire qua, che è il sistema che ci permette di utilizzare invece le bussole con l'attacco da un quarto di pollice sul nostro avvitatore. Vedremo anche questo. L'avvitatore si presenta ben compatto, il peso concentrato quasi tutto sulla parte alta, ha un LED che ci permette di illuminare la parte che dobbiamo avvitare, e la batteria che ha il sistema di verifica del livello di carica tramite la pressione del tastino, come tutte le batterie della Parkside e anche della Florabest, con la pressione di questo tasto. Ah, scusate, perché ho fatto dimenticato di dirlo, il prodotto si acquista alla Lidl oppure online. Quindi dicevo, alla pressione del tastino si accenderanno i tre LED che indicheranno il livello di carica dal più alto al più basso, quindi verde, giallo e rosso, e quindi che andrà messa sotto carica. L'avvitatore non ha nessuna ghiera che regoli la frizione, ha la funzione sia di avvitare che di svitare, quindi il senso di rotazione della punta va regolato con la pressione di questo tasto, che premuto verso destra ci permette di avvitare, premuto verso sinistra di svitare. Alla pressione, soprattutto i primi tempi, la pressione del tasto provocherà delle scintille visibili sulla parte posteriore, e queste sono del tutto normali. Non è da considerare un difetto, lo fanno tutti i trapani avvitatori a spazzole. Sono i carboncini, le spazzole, tutto il sistema che si deve adattare. Rimarrà comunque visibile la scintilla, ma non così tanto come adesso. Mi hanno messo l'adesivo laterale, io lo stacco e lo metto su, mi piace di più. Facciamo i capricci come bambini. Perfetto, questo è l'avvitatore. La batteria è compatibile con tutti gli altri prodotti della Parkside e della Florabest. Va caricata con il suo caricabatterie che richiede un'ora di carica. Vi faccio vedere il sistema di carica. Questo è il caricabatterie. La batteria va posizionata sopra, facendola scorrere lungo le guide che ci sono.
e all'inserimento il LED da verde, e il LED verde si spegnerà e si accenderà il LED rosso che indicherà la carica in corso. Il raggiungimento della carica massima, il LED rosso si spegnerà e si accenderà quello verde, appunto, che ci indicherà che la batteria è pronta per essere utilizzata. Cos'altro dirvi dell'avvitatore? Che ha l'aggancio per la cintura, ve l'ho già detto, ha il sistema pure con il foro che permette di appenderlo ad eventuali ganci o chiodi sulla parete del nostro laboratorio. Ha un'impugnatura ergonomica con le mani grandi. Io, per esempio, ho il mignolo che va ad urtare sulla parte bassa, non è molto fastidioso, però le mie dita non entrano perfettamente qua, è più per le mani piccole, però ci si lavora bene. Almeno al momento sembra comodo. Sforza un poco, ma va bene. È immancabile la lettura dei dati tecnici riportati sull'etichetta della confezione. Prima c'è la presentazione in cui ci dice che ha la luce LED, l'impugnatura ergonomica, il manico antiscivolo, che la batteria si ricarica in 60 minuti, praticamente quello che vi ho detto poco fa io, la rotazione oraria e antioraria. Ma i dati tecnici che ci interessano di più sono appunto quelli riportati qua giù, quindi che ci dice che ha una coppia massima di 180 Nm. È il numero di percussioni che oscilla da 0 a 3600 al minuto e il numero di giri a vuoto che va da 0 a 2800 al minuto. L'alloggiamento per gli utensili da un quarto di pollice e poi va bene gli accessori in dotazione che vi ho fatto vedere, quindi le varie prolunghe, bit e adattatori. C'è scritto poco, sotto c'è scritto un elenco degli utensili e batteria compatibili appunto con il sistema X20B Team della Parkside e poco altro. Ho riportato veramente poco perché il sistema di funzionamento è semplicissimo, ruota dando delle percussioni laterali nel senso di rotazione del mandrino del portabit e avvita o svita appunto i nostri tasselli, le viti eccetera. Quindi proviamolo subito e vediamo come si comporta. Il test di oggi consisterà nel testare appunto la capacità che ha questo avvitatore di avvitare delle viti molto lunghe su un legno duro, ma anche su un pezzo di tufo con dei tasselli. Lo confronterò con l'avvitatore eccessivamente potente e sempre della Parkside, che in realtà è uno smontagomme, però siccome è ad impulsi pure, voglio confrontarlo con questo e vedere che differenza c'è. Non ho dubbi che questo di qua sia più potente, ma è qua a disposizione, il tempo c'è e farò questo test. Vediamo anche la differenza ora delle dimensioni, perché c'è stato qualcuno che ha chiesto quale fosse la differenza fra loro due, quindi è giusto che lo confrontiamo anche visivamente e a livello di proporzioni. Come potete vedere, la differenza c'è. L'avvitatore smontagomme da 400 Nm di potenza è molto più grande di questo di qua che sembra il fratello piccolo. Quindi già a livello di dimensioni ci fa capire che il sistema interno è molto più grosso, quindi più potente. Il peso pure ovviamente è superiore su questo da 400, la batteria è da 3 A contro questa da 2, quindi c'è un abisso, è un altro mondo. Farò il test solo per il gusto personale, di fare questa prova e lo condividerò con voi. I vari bit che si devono inserire sulla parte, frontale con appunto l'ingresso esagonale si inseriscono facendo scorrere in avanti la parte finale dell'alloggiamento. Quindi, una volta spinto in avanti, si potrà inserire il bit al suo interno. Il castagno rimarrà saldo. Per estrarlo bisognerà fare la stessa cosa. Con i bit invece che non hanno questa rientranza, purtroppo scorrerà fuori senza rimanere incastrato al suo interno. Infatti con questo di qua, una volta inserito, comunque esce facilmente. Per entrare ha bisogno di essere portato in avanti, ma per fuoriuscire basterà semplicemente tirarlo, mentre con questo sistema, con la rientranza, si bloccherà. Quindi è una sicurezza in più. Vero è che faremo forza verso giù, però si potrebbe anche sganciare, potremmo perderlo.
Allora, iniziamo con il test di prova con il piccoletto. Questa è una vite da 15 mm per 6 e da avvitare su due, praticamente sono due piedi di bancale. E vediamo se riesce ad avvitarlo, in quanto tempo riesce ad avvitarlo. Ho fatto un piccolo preforo da 3 mm solamente nel primo pezzo per evitare di spaccarlo. E vediamo come va. Inizio col primo. È riuscito ad avvitarlo senza problemi in pochissimo tempo. Voglio provare anche il fratello maggiore e vediamo come va. L'ho imposto a 200 Nm. Di questo di qua c'è anche una recensione già sul mio canale. Quindi è a 200 Nm, quello arriva a 180, quindi dovrebbe essere super giù a parità. Addirittura l'ho avvitato senza l'intervento della percussione, però ho visto che è uscita fuori, ha spaccato il legno. Curiosità, avevo fatto sicuramente il preforo male io, provo a farla qua dove non c'è preforo e vediamo come va. Spaccherà sicuramente il legno, ma ne vale la pena. È riuscito perfettamente ad avvitarlo. Vediamo senza preforo come si comporta il piccolo. Facendo un altro foro qua a fianco. Questo è praticamente senza preforo, come abbiamo appena fatto con il più grande. Ragazzi, senza dubbio per ora il piccolo si sta comportando meglio del grande. Proviamo con due viti leggermente più grandi. Questo è pure da 15. Per 7. È riuscito ad avvitarlo perfettamente. Vediamo il più grande. Non c'è dubbio che il grande ha più difficoltà rispetto al piccolo. Curiosità, voglio continuare col piccolo per vedere come va. Signore, è una battaglia vinta in partenza dal più piccolo. Il grande lasciamolo per le gomme. Facciamo un test un pochettino più azzardato. Questo di qua è da 14. Per 8. Era un preforo da 4 mm. Vediamo come va con il grande, però vorrei provare ad aumentare i newton metro del grande perché abbiamo visto che con 200 Nm non riesce a comportarsi come vogliamo noi. Cambio bussola, lo metto a 300 Nm nella speranza che riesca ad eguagliare il più piccolo. Sì, è riuscito ad avvitarlo. Sicuramente non ha lavorato come il più piccolo. Sto rimanendo senza parole per la capacità che ha questo piccoletto di
e spingere fino in fondo le viti. E adesso farò una prova pure perché c'è stato nel gruppo, anzi, è un gruppo che saluto, il Drogati di Parkside, chi ha chiesto se questo tipo di avvitatore fosse buono per forare. Farò una prova a forare questo metallo con le punte però che abbiano l'attacco esagonale. Quindi proviamo se va bene. La cosa mi lascia un pochettino perplesso, non ho mai fatto una prova del genere. Vediamo come va. Perfetto, ha fatto un foro meravigliosamente rotondo e ve lo inquadro subito perché così non riuscireste a vederlo. Riuscito a realizzare un foro perfetto, praticamente non trovando resistenza, non si avvia, non si attiva la percussione e ruota come un normale avvitatore. C'è stato chi ha risposto che non era assolutamente adatto e siccome il tastino, questo poco fa non ve l'ho detto, ha la funzione di imprimere la velocità di rotazione alla punta, quindi ruotandolo piano premendolo poco riusciamo a farlo ruotare piano e premendolo di più gradualmente aumenterà la rotazione. Ma pur ruotando rapidamente, non trovando la resistenza della vite da avvitare su una superficie dura, ruota liberamente, consentendoci di utilizzarlo anche per i fori. Quindi in teoria si potrebbe fare il preforo e poi avvitare la vite. Metto un pochettino di WD-40. Forato perfettamente. Quindi anche sul legno ovviamente ci permette di fare la stessa cosa. E non si attiva nessuna percussione. Quindi preforo e poi ovviamente l'inserimento della vite che ci interessa avvitare. Certo, bisogna avere però le punte di trapano che abbiano l'attacco adatto per poter essere utilizzate con il portabit direttamente. Vediamo se con una vite autoperforante riusciamo a forare questo metallo che poco fa non l'ho detto, ma è da 2 mm di spessore. Perfetto, perfetto davvero. E chi se lo toglie più? Proviamo con queste piccole viti. Perfettissimo. Ok. Forse il migliore in assoluto fra gli avvitatori che ho. Completo questo test avvitando con dei tasselli queste viti. Purtroppo qua il tassello ho calcolato male il foro, forse non lo so. Fatto sta che non sono riuscito a farlo entrare tutto. Questa è una vite da 12 e mezzo per 6 e vediamo come si avvita sul nostro tufo. Perfettamente. Voglio fare una prova, utilizzerò adesso
il trapano avvitatore classico della Parkside. Questo è un 20 volt normalissimo. Mi pare che abbia un 32 Nm. Vediamo se riesce ad avvitarlo. Assolutamente non riesce ad andare più avanti. Provo l'avvitatore con 40 Nm e vediamo se va meglio. Non riesce ad andare oltre. Continuo con questo, anche se ormai si è spanata leggermente la punta. E non c'è storia, ragazzi. È veramente l'avvitatore che penso che mi terrò a vita, del quale consiglio l'acquisto vivamente. Come vedete, una volta finita la necessità di inserirsi la percussione laterale, l'avvitatore avvita e svita regolarmente come un normale avvitatore senza percussione. Quindi inizialmente si sentirà e poi smetterà. Visto? Va bene, non ho da provare la punta per forare la pietra con l'attacco esagonale, quindi non potrò fare questa prova. Vi dimostro che una volta rimossa la sua batteria posso utilizzare tranquillamente la batteria da 3 A del fratello più grande. Quindi batterie compatibili totalmente sia per quanto riguarda le batterie da 2 A che da 4, 3, eccetera, eccetera. Io ho finito, ho concluso il test, quello che potevo fare con questo avvitatore, che a questo punto è anche un trapano, e basta. Ci vediamo per i saluti. Ok ragazzi, ho finito davvero, è un prodotto che mi ha stupito relativamente, perché avevo sentito pareri di chi già lo possedeva ed era entusiasta delle sue capacità, e devo dire le ha confermate pienamente, addirittura scoprendone nuove, quindi la possibilità di forare. Che dire, conviene acquistarlo se vi piace questo Parkside, se no ne acquistate un altro modello di altre marche, perché lo fanno praticamente Enel, Bosch, Makita, di tutti e di più, DeWalt, eccetera. Sono dei prodotti che secondo me, per chi ha la passione del fai da te, non devono mancare. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto. Prima di salutare tutti e di concludere, però, innanzitutto vorrei augurare pronta guarigione a Mascalzone Latino, che si è fatto male in convalescenza. Quindi buona guarigione, sperando che ti riprenda presto. Poi vorrei salutare e ringraziare il responsabile della filiale di Agrigento, che mi vede acquistare tutti questi articoli. Praticamente abbiamo stretto, diciamo, amicizia, ha dimostrato sin da subito professionalità e gentilezza, prima di sapere che io facessi queste recensioni. È sempre stato disponibile per qualunque dubbio, qualunque informazione. Ti rivolgi a Nazareno, che appunto è responsabile, e sicuramente vi seguirà, vi indirizzerà per bene. E Alessio Regis, che è un bravissimo ricaricatore, ha un canale su YouTube, si chiama Tony Montana 1974, mi sembra, ora il numero non me lo ricordo, però è Tony Montana, è abilissimo nella ricarica del munizionamento per arma lunga e arma corta. Quindi guardate, se siete appassionati pure di questo mondo, guardate il suo canale. Ve lo dico perché fino a 2 secondi fa, prima di iniziare questa recensione, ci siamo scambiati dei messaggi su WhatsApp riguardanti appunto l'avvitatore. Mi ha anticipato, avendolo già provato, la sua sorpresa della capacità di quello che appunto riesce a fare questo avvitatore. Fatti questi saluti, ragazzi, vi saluto pure voi. Vi invito a.
iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace a questo video e attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Guardate il link in descrizione dei vari articoli che io utilizzo e ci sono le informazioni interessanti sul link sulla descrizione dei miei video. Detto questo, vi saluto davvero, ragazzi, continuo perché ho alcuni lavoretti da fare e ho poco tempo a disposizione. Ciao di nuovo da Riccardo.